E adesso apriamo la pagina di sport per parlare di calcio, di Serie C. Domani c'è l'appuntamento dei biancazzurri che in casa all'Adriatico Cornacchia, con fischio d'inizio alle 14:30, affronteranno il Gubbio. E proprio all'Adriatico Cornacchia in questo momento in corso la conferenza stampa di mister Auteri, che sta parlando appunto della partita che si giocherà domani. Noi abbiamo però collegato proprio dall'Adriatico Cornacchia in diretta per noi il nostro Enrico Giancarli, che ci riferisce qualche prima anticipazione. Allora saluto Enrico, buongiorno Enrico, cosa puoi raccontarci, anticiparci anche da questa conferenza stampa? Guarda Anna, buongiorno a te, un saluto a tutti gli amici all'ascolto al TG8. La conferenza stampa del tecnico Auteri è terminata neanche un minuto fa, quindi andiamo proprio in real time. Tra pochissimo Danilo Cinquino in regia, che saluto, vi farà ascoltare alcuni passaggi del tecnico biancazzurro. Io vi anticipo subito, Anna, che De Risio non sarà a disposizione perché è ancora positivo e quindi non ci sarà, al pari di Memushai, che non verrà convocato per un problema alla caviglia. Quindi assenti due centrocampisti. Ne restano tre a disposizione. Dal primo minuto partiranno Pompetti e Pontisso, almeno queste dovrebbero essere le indicazioni. Una frase che mi ha colpito molto del tecnico Auteri, Anna, in conferenza stampa è stata ribadire la sua delusione per un Pescara che non ha avuto fame nella partita contro la Carrarese. È mancata la cattiveria agonistica, quella cattiveria che dovrà esserci necessariamente domani nel match contro il Gubbio. Sta molto meglio invece, ha detto Auteri in conferenza stampa, Cancellotti, e sull'ex giocatore del Perugia conterà molto il tecnico biancazzurro. Ci sono dei dubbi di formazione sugli esterni in mediana, cambierà qualcosa in difesa, dove potrebbe giocare anche Gherardi, torna sicuramente dal primo minuto Drudi, mentre in attacco scalpita Clemenza. Allora io direi di andarci ad ascoltare alcuni passaggi della conferenza stampa del tecnico Auteri, che vi ricordo Anna è terminata due minuti fa, quindi a tempo di record il nostro Danilo Cinquino, ascoltiamo. Gli aggiornamenti su De Risio sono negativi, nel senso che è positivo e quindi nessuna novità. Gli indisponibili non c'è nessuno tranne Memushai, ha preso un brutto colpo alla caviglia mercoledì, per cui di sicuro Memushai non farà parte della gara, il resto stanno bene. Si cambierà qualcosa rispetto alle ultime uscite, visto tre partite nell'arco di una settimana, oppure atleticamente, fisicamente la squadra sta bene, quindi non c'è bisogno di dover fare necessariamente turnover? Io non credo che dal punto di vista fisico stiamo male, poi il limite fra le potenzialità fisiche è quello che poi effettivamente produci, secondo me sta anche in una componente mentale. L'ultima partita non mi è piaciuta, ho detto anche ai ragazzi, ma cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto la cattiveria, la voglia di vincere che abbiamo manifestato. Perché... Come? Di mercoledì sì, non mi è piaciuto quello, la cattiveria, l'attenzione, la consapevolezza. Mi è sembrato, e ne ho parlato anche con loro, che insomma qualche elogio possa qualcuno aver fatto pensare chissà cosa, come se avessimo vinto finale di Champions League. È mancata un po' di cattiveria, questo mi ha profondamente deluso, perché partite sono tutte difficili, perché comunque ci sono buoni avversari, eravamo venuti a capo di una partita e non esiste farcela pareggiare così con l'atteggiamento che abbiamo avuto, insomma. Scelte di gioco sbagliate nell'azione del gol, abbiamo fatto una scelta di gioco sbagliata facendo un break importante come squadra, perché lì abbiamo recuperato una palla, eravamo in superiorità numerica, potevamo sfruttare meglio, abbiamo scelto una soluzione personale non corretta, ma la cosa più grave è che dopo ci siamo fermati con cinque giocatori a dare le spalle alla palla e quindi, a parte l'episodio di per sé, è complessivamente che non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Insomma, queste le dichiarazioni quasi in diretta, possiamo dire, di mister Auteri. Enrico, sei ancora in linea, collegato in diretta con noi, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti aspettiamo il fischio d'inizio di domani alle 14:30. Probabilmente
Ma solo ribadire, Anna, che è una partita importantissima per il Pescara per l'obiettivo terzo posto. Ricordiamo che il Cesena, che attualmente occupa la terza posizione, giocherà poi in posticipo contro la prima della classe, il Modena. Per il Pescara ci sarà anche un calendario non facile, perché poi l'altra prima della classe, che è la Reggiana, sarà l'avversario dei biancazzurri in posticipo tra lunedì prossimo, quindi non questo, tra una settimana. Quindi sarà fondamentale domani fare i tre punti. Ma io ribadisco ancora una volta, un Auteri arrabbiato in conferenza stampa: voglio vedere un Pescara affamato, è la parola d'ordine del tecnico biancazzurro. Ricordo ancora che non ci saranno Derisio e Memuscei. Derisio ancora positivo al Covid, Memuscei per un problema alla caviglia, per il resto tutti a disposizione. Torna Drudi, che giocherà dal primo minuto, a disposizione anche Chiarella, anche se il tecnico ha detto in conferenza stampa che non sta ancora bene. A te, Anna.